Ok amici, sono arrivato alla Piazza Rossa, fantastica location qua, guardate dietro le mie spalle, spettacolare, c'è un freddo cane ragazzi, ma domani mi incontrerò qua con altri ragazzi per il photo tour e andremo a fare delle fotografie, speriamo belle, perché è pure molto difficile camminare, perché guardate a terra, praticamente è tutto congelato. E diventa praticamente difficile anche camminare, addirittura poco fa avevo il treppiedi montato che scivolava sulla strada perché c'è proprio una lastra di ghiaccio. Ma noi non molliamo, non molliamo! Come location ragazzi, sicuramente merita questa Piazza Rossa qua di Mosca. Certo, per gli italiani, soprattutto per me siciliano, venire a Mosca a dicembre è un'impresa, perché c'è veramente freddo ragazzi, anche se io, come voi sapete, abito in Germania, ma queste temperature intorno ai meno 10, meno 12 è difficile raggiungerle, quantomeno nella zona di Colonia dove vivo io. Però vale veramente la pena essere qui e godere questo spettacolare panorama. Guardate qua ragazzi. Ragazzi, voglio provare a scattare una bella foto in verticale qui alla Piazza Rossa di Mosca. Ho pochissimo tempo perché c'è un freddo allucinante. Sto scattando tra F9 e F11 o con un 15-30 F2.8 della Tamron. E quindi proverò uno scatto in verticale cercando di far venire tutta la bellissima chiesa e magari appoggiando la macchina fotografica a terra. Quindi sono a ISO 200, che mi permette di avere un buon compromesso per quanto riguarda il tempo di scatto, sono più o meno intorno ai 2 secondi, e questo tempo di scatto mi consentirà di fare, diciamo, eliminare i turisti dalla mia composizione. Scattiamo e vediamo che tipo di fotografia possiamo fare. Ok ragazzi, sono tornato nel mio hotel dopo questa bellissima nottata passata nella Piazza Rossa di San Pietroburgo. Voglio farvi vedere come ho fatto l'editing di questa foto, cercherò di farla il più, diciamo, simile possibile. Questa è una foto che ho scattato molto velocemente perché, come avete visto nel video precedente, è arrivata la polizia che ha fatto sgombrare la Piazza Rossa perché dopo un certo orario la piazza si chiude. La strada era completamente congelata, come vedete qua nell'immagine, e ho lavorato interamente in Lightroom. Questa foto è stata scattata a ISO 100, ho scattato a 28 mm con il mio Tamron 1530 f2.8, a f9 per avere una buona profondità di campo e anche un effetto sfumato, come vedete qua in foreground, e a un sesto di secondo che diciamo mi ha consentito pure di eliminare, se non ricordo male c'erano uno o due persone che si muovevano, quindi camminavano, e quindi con questa piccola e leggera lunga esposizione di quasi 2 secondi praticamente sono scomparse dalla composizione. Misurazione matrix, messa a fuoco assolutamente automatica. La misurazione matrix la utilizzo praticamente per l'80% delle mie fotografie. E niente ragazzi, come ho fatto questa foto? Prima cosa vado a eliminare tutte le modifiche che ho fatto. Come vedete ne ho fatte tantissime, e per questa immagine non ho assolutamente utilizzato la Nik Collection, assolutamente nulla, perché come dico sempre nel mio canale, questo è un canale che io ho aperto per i principianti, per chi non ha assolutamente nessun plugin caricato all'interno di Lightroom o di Photoshop, e con dei semplici passaggi potete elaborare le vostre immagini e potete creare qualcosa di sicuramente interessante e creativo. A me piace creare dei moody dark, quindi degli effetti un po' particolari, soprattutto quando si scatta ad esempio in situazioni notturne o invernali come in questo caso.
E cosa ho fatto per modificare questa foto? Come vedete, la foto, avendo scattato in bilanciamento del bianco automatico, ha un effetto un po' sul giallo. Allora, cosa voglio fare per realizzare l'immagine finale? Andiamo ad aprire il pannello base e vado a utilizzare il profilo colore. Qui, se avete l'ultimo aggiornamento di Lightroom, potete selezionare diversi tipi di profilo colore. Se cliccate su questa piccola icona con questi quattro rettangolini, vi si aprirà una finestra. Per l'immagine finale io ho scelto Artistic 4 e avete il profilo colore settato su Artistic 4. Andiamo a aprire le ombre, mi mantengo per questa immagine intorno a 70, vado giù con gli highlights anche qua più o meno intorno magari 80, vado a lavorare sui bianchi premendo il tasto Alt della tastiera, lo tenete premuto spostandovi verso destra. Non appena vedete i primi pixel che compaiono sullo schermo, significa che avete raggiunto la purezza dei bianchi, quindi lasciate tutto, non andate oltre. Magari potete spostarvi un po' più in là, ma non di tantissimo. I neri fate l'esatto opposto per i neri, quindi vi spostate verso sinistra sempre tenendo premuto il tasto Alt. Mi mantengo più o meno intorno a meno 10. Vado a lavorare sulla vividezza portandola a valori più o meno intorno a meno 30 e la saturazione faccio lo stesso, quindi vado a creare un'immagine abbastanza desaturata. A me piace particolarmente creare un effetto davvero moody, davvero invernale. Guardate un po' come abbiamo ripreso i colori qua del ghiaccio e della neve e abbiamo creato un qualche cosa secondo me di interessante. Per quanto riguarda la chiarezza, non vado a plus clarity, quindi non vado ad aumentare la chiarezza, ma vado a fare l'esatto opposto. La vado a diminuire per dare ancora un effetto sfumato a questa fotografia. Non tocco né il contrasto né l'esposizione. Chiudo il pannello base, vado a fare la regolazione classica che mi avete visto fare sicuramente in altri video, quindi il pannello trasforma, il pannello di correzione della lente, rimuoviamo le aberrazioni cromatiche, abilitiamo il profilo della lente, tac tac, quindi aggiungo un po' di dettagli, magari mi sposto intorno più o meno a 90 perché ho scattato a ISO 100, quindi non ho assolutamente problemi di rumore, un po' di luminanza magari intorno a 10, lo slide del masking, sempre tenendo premuto il tasto Alt mi sposto sulla destra, andiamo a eliminare il cielo dall'effetto della nitidezza, quindi solamente la parte dell'architettura, lo split toning non lo tocco, un po' di vignettatura ai bordi, un qualcosa di leggero, ecco, magari così a più o meno meno 18, sì, meno 17, meno 18, e vado a lavorare sul magico pannello HSL. In che modo? Beh, io ho scritto qua dei valori, ho giocato con l'arancione, io vi consiglio sempre di giocare con la tonalità, la saturazione, la luminanza, per provare appunto quale tipo di effetto vi piace di più. Sono andato a lavorare sull'arancione portandolo a un valore più o meno di meno 35, il blu più o meno intorno a meno 24, quindi qualcosa del genere, perché come vedete guardate qua la cupola della chiesa, quindi se io vado a un valore intorno a meno 24 riprendo un blu che mi piace. Andiamo sulla saturazione, la saturazione faccio l'esatto opposto, l'arancione vado intorno a valori di più o meno 18-19, luminanza, vediamo cosa succede con la luminanza, ecco, vedete che il colore della chiesa diventa più acceso o meno acceso, a me piace un po' più, diciamo, sul tendente che tende al rosso, quindi magari un qualcosa così. E niente, sono le modifiche che ho fatto per quanto riguarda il pannello HSL. Il tocco finale che ho dato a questa fotografia è stato quello di aggiungere una curva. Quindi aprite il pannello della tonalità delle curve, canale RGP e solleviamo, quindi riportate l'immagine. La curva a valori diciamo iniziali e poi cominciate a sollevare un punto leggermente. Vedete che si comincia a creare una sorta di nebbia all'interno della nostra immagine e poi vi spostate verso destra. A me è un effetto che piace particolarmente per l'immagine notturna. Vedete il prima e il dopo, sicuramente riuscite a notare la
differenza. E niente, ragazzi, questa è l'immagine finale che io volevo proporvi. Avendo scattato molto velocemente, come vedete, qua mi è saltato un pezzo del 2019 che poi era scritto un po', diciamo, si vedeva più sul, rimanendo a destra dell'immagine, però chiaramente la composizione non mi piaceva, quindi l'ho dovuta scattare per forza così. Però avendola scattata velocemente è saltato un pezzo del 9 che poi sono andato a riprendere in Photoshop. Questa è l'immagine che pubblicherò, non l'ho ancora finita, però più o meno siamo lì, ragazzi. Come vedete, questa è l'immagine finale dove ho utilizzato lo strumento Countdown to Aware, che mi avete sicuramente visto utilizzare in altri episodi. Se non lo conoscete, cliccate il link qui in alto a destra per studiare come utilizzare lo strumento Countdown to Aware. Bene, ragazzi, queste sono le modifiche che io ho fatto per l'immagine finale. Magari ho aggiunto forse un po' più di blu a questa immagine, vediamo. Sì, infatti avevo aggiunto un leggero tocco di blu per quanto riguarda la modifica finale, ma non tantissimo, magari più o meno così. A me piace particolarmente questo tipo di modifica. Se premo il tasto Y della tastiera potete vedere il prima e il dopo. Ah no, così è un po' troppo blu, quindi magari ritorno nuovamente dei valori un po' più decenti. Dovete giocare sempre in maniera delicata con le slide. Ecco, magari un qualcosa così è sicuramente più interessante. Qua secondo me era un po' troppo diciamo calda come immagine, bella sicuramente, però a me piace di più questa qua sulla sinistra. La metto a tutto schermo così potete appunto vedere il before and after. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Nelle prossime puntate vi farò vedere altri video. Vi ricordo che sono cominciate le iscrizioni al mio nuovo masterclass fotografi su Skype. Ci saranno tantissime novità, ho già molte iscrizioni, quindi ragazzi, se siete interessati mandatemi una mail qui nel link in alto a destra, vi manderò tutte le informazioni relative al mio programma del masterclass fotografi su Skype. Io vi ringrazio sempre per l'interesse che mostrate al canale. Ragazzi, condividete le mie video, aiutatemi a crescere, stiamo formando sempre di più un gran bel gruppo lavoro numeroso, mi scrivete tantissimi anche su Instagram, avete seguito sicuramente le mie storie durante il mio viaggio a Mosca. Rimarrò qua a Mosca per qualche altro giorno, poi sarò a San Pietroburgo e ci divertiremo a creare qualcosa di veramente creativo. Ve ne farò vedere delle belle nelle prossime puntate. Lasciatemi un commento qua sotto se questo video vi è piaciuto e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo progetto creativo. Ciao a tutti, ragazzi!